Parliamo adesso di Luigi Lattuada. Presumo di non dover spendere molte parole, caro amico e collega, promotore di un indirizzo nella psicoterapia che si è affermato, ottenendo anche il riconoscimento del Ministero, cosa che non era scontata, dell'innovativo, medico e psicoterapeuta, direttore appunto dell'Integral Transpersonal Institute di Milano e fondatore appunto della Biotransenergetica, una scuola di formazione appunto riconosciuta dal Ministero. È presidente di Eurotas, Global Transpersonal Network, e promuove degli mega convegni internazionali veramente notevoli. Beh, intanto grazie Riccardo, grazie Rocco, grazie a voi di essere qua, grazie a noi di essere qua e grazie al luogo che ci accoglie e al paradosso di parlare del vuoto, il quale lo dicono tutti, lo dicono tutte le tradizioni, del vuoto non si può dire nulla, il vuoto è tutto, il vuoto è pieno. Sappiamo quindi che siamo dentro in un paradosso, in una contraddizione. Io ho questa presunzione, intanto, di dare appunto una notizia che a mio avviso da una parte è presuntuosa, dall'altra mi sembra anche una bella notizia. Noi possiamo assolutamente cogliere Samadhi, Satori, perché no? Quando ascoltiamo i ripos, i grandi maestri, no? Ci sembra che questo concetto del Tao, del vuoto, del sé, del sunyata, tutti i vari termini, il mokso, sia qualcosa di irraggiungibile e che dobbiamo chissà quanto faticare. Ma se quella è la vera realtà, se questa è la nostra vera natura, com'è che deve essere così difficile realizzare? Non ho la pretesa di averlo realizzato, ma ho la pretesa di dire che è un istante da noi stessi. Siamo sempre, ovviamente, siamo sempre avvolti dal vuoto. E allora com'è che stiamo sempre nel pieno? Per tanti anni, un po' in giro per il mondo, quando facevo conferenze, mostravo una diapositiva simile e vi assicuro che almeno nel 98-99% delle persone alla domanda cosa vedi, dicevano un punto. Cioè, questa è la metafora di dove viviamo. Chiaro, sembra normale che poi vediamo un punto. È già perché il resto dello schermo e il computer viviamo la consensus consciousness direbbe, viviamo in un mondo e in uno stato di coscienza per il quale vediamo il punto. E costruiamo un'epistemologia, un'ontologia, una metodologia. Riconosciamo una fenomenologia partendo dal fatto che stiamo vedendo un punto. Lavoriamo sul punto, cerchiamo di fare chissà che di questo punto. Per assurdo, anche noi adesso stiamo parlando. Certo, è un convegno, allora uno direbbe, ma perché non stiamo un po' zitti? Sì, sarebbe anche possibile fare un po' di pratica. Ma se noi adesso ci mettiamo a fare una pratica e poi ci rimettiamo a parlare, ancora ci comportiamo come se vedessimo solo il punto. Prima vediamo il punto del pieno, della parola, poi vediamo il punto del vuoto. Ma come ci insegna bene la Gestalt, figura a sfondo, c'è il punto e c'è il campo. E noi abbiamo assolutamente la possibilità di cogliere sia il campo, sia il punto che il campo. Parafrasando Teilhard de Chardin che diceva: non siamo esseri materiali che vivono un'esperienza spirituale, ma esseri spirituali che vivono un'esperienza materiale. Potremmo anche dire che siamo risvegliati, a meno che non dormiamo. Quindi tutta questa fatica a risvegliarci e dimenticarci che non siamo svegli, dimenticarci che abbiamo la possibilità di vedere il punto nello schermo, con alla base questa buona notizia barra presunzione che abbiamo gli strumenti adesso, qui, ora, noi, in questa nostra società, per fare, diciamo così, un salto nel risveglio, per comportarci come persone che sono risvegliate e che ogni tanto si addormentano. Ogni tanto, ogni spesso, ma tanto il tempo è una categoria della mente. E questa è una delle mappe principali che mi piace usare. La nostra esperienza,
è esperienza del quadrato. Tutto ciò di cui noi possiamo fare esperienza compare sul palcoscenico. E noi, diremmo, nella nostra prima attenzione, cogliamo il pieno e cogliamo il palcoscenico. Il quadrato è nel cerchio. E questo è inevitabilmente sempre. Riconosciamo, no? In questa mappa possiamo riconoscere tutto quello che è stato detto dall'Advaita al Tantra, al Tao, a tutte le tradizioni. Possiamo riconoscere che il quadrato è nel cerchio. E allora pensiamo che sia così difficile per noi comportarci come se riconoscessimo che non c'è solo il quadrato, ma che c'è anche il cerchio. Proviamo a meditare un po' sul quadrato cerchio. Proviamo a stare in contatto col quadrato e proviamo a sentire ciò che sentiamo. Sto un attimo in silenzio, aprite o chiudete gli occhi come volete, ma proviamo a entrare nel campo del quadrato e ascoltare. E poi accorgiamoci che ci sono i confini di questo quadrato, che in realtà sono confini che indicano un altrove. Eccoci nel cerchio. E ascoltiamo l'essere nel cerchio, là dove le parole finiscono. Finiscono ma non finiscono. Che il dialogo tra quadrato e cerchio si realizza in ogni istante e spetta solo a noi avere quella tecnologia per riconoscere cos'è quadrato e cos'è cerchio in questo istante. Ovviamente c'è una complessità immensa nel quadrato e una complessità immensa nel cerchio. Il cerchio è il sé transpersonale, il cerchio è l'Atman, il cerchio è il sé, il cerchio è la coscienza suprema, il cerchio è Dio, l'essenza, e il quadrato è tutto il resto. Ma il quadrato è nel cerchio. Avete letto le parole dei vari maestri. Davvero crediamo che non possiamo cogliere il quadrato e cerchio qui ed ora? Quanto sta parlando il silenzio in questo momento? Il campo, che è somma di tutti i nostri campi, la cui somma è più della somma delle parti. Il campo, adesso qui, davvero non possiamo coglierlo? E accorgerci di quanto sia psichicamente significativo e trasformante. Vogliamo dare un'esperienza, una possibilità al campo, leggi vuoto? Certo, abbiamo bisogno di chiudere gli occhi per fare un piccolo salto in questo vuoto, ma questa operazione, cerchio quadrato, la possiamo fare in ogni istante. Rubando il termine a Castaneda, io dico, nella prima attenzione noi cogliamo ciò che viene sul palcoscenico, con una seconda attenzione possiamo cogliere il desolio quinto, cioè il vuoto che è qui sempre. Quindi una delle prime proposte per navigare il vuoto, anzi navigare il dialogo vuoto pieno, è accorgiamoci che noi possiamo con la prima attenzione vivere la vita di tutti i giorni, pagare le bollette, giudicare o criticare le persone che sono qua, quello che sto dicendo, qualsiasi fenomenologia del piccolo uomo, qualsiasi fenomenologia del sé, dell'io, scusate, ce la possiamo permettere nella prima attenzione. E con una seconda attenzione possiamo accorgerci del luogo dove questo sta succedendo, che lo possiamo chiamare contesto, lo possiamo chiamare sfondo, lo possiamo chiamare ambiente, lo possiamo chiamare sé transpersonale. Siamo immersi e pervasi, siamo embodied, ci dice la fisica quantistica, non è che abbiamo una coscienza, ma siamo attraversati da coscienza. Tu dicevi è la coscienza che osserva la coscienza, è l'osservazione che osserva l'osservatore osservarsi in ogni istante. Ma questo non è qualche cosa che dobbiamo chissà come faticare per accorgerci, perché questa è la nostra vera natura. Siamo immersi nella coscienza che ci pensa. Perché mai combattere il pensiero? Se il pensiero è manifesto, è il sé, quando è il sé che ci pensa. Chiaro, se siamo identificati con i pensieri dell'io,
i nostri piccoli, chi è dentro, le varie subpersonalità, lì, gli attori che recitano nel quadrato. E allora certo, sta pensando la bambina ferita, la figlia di suo padre, l'adolescente presuntuoso, il guerriero in nuce, l'eroe nel castello, quello che sta affrontando il drago. Questi vari personaggi stanno recitando dentro sul palcoscenico, ma sono limitate porzioni identificate del sé che ci sta pensando, agendo, sentendo. Dicevi non pensare, sentire. Sì, pensare, sentire, agire, mi permetterei di dire. Quindi, questo archetipo di unità, sé come principio organizzatore, vedi Jung o il divino, questo è. Siamo immersi in un principio organizzatore, unificante, olotropico che tende all'unità. E allora, valle di lacrime o immersi nell'archetipo dell'unità? Valle di lacrime lo cogli quando sei nel pieno, il pieno del condizionamento culturale, il pieno dell'eredità familiare, tutto il dolore, le sofferenze delle generazioni precedenti. Fai un piccolo passo nella seconda attenzione. Ah, toroide. Non so se avete presente il toroide come pattern di base di ogni essere, di ogni sistema complesso. Siamo immersi in un principio toroidale che va verso l'armonizzazione. E questo succede quando tu ti consenti di stare in connessione con il sé barra vuoto e lo lasci agire. Sto ancora un po' in silenzio. Fate come volete, occhi chiusi, occhi aperti, ciò che volete. Possiamo percepire la fenomenologia del sé. Sé in action. Oppure vedere come ti impedisci di farlo. Dimentica ogni tecnica, ogni strategia, ogni meditazione che conosci. Non c'è bisogno. La mappa non è il territorio, ma la mappa è anche il territorio. Se tu hai la mappa dell'unità, il tuo territorio è un'esperienza di unità. Non stiamo meditando. Stiamo vivendo un'esperienza. Gioca, ascolta quello che succede fuori, ascolta quello che succede dentro. Adesso ci sono entrambi. È un dialogo partecipativo dove il confine esiste ma non esiste. Il confine preclude o indica, dipende da te. Preclude, cioè ti chiude e ti separa, oppure una porta. Il pieno resta un pieno o è la manifestazione del vuoto? E il vuoto è nulla o è pieno di tutto? Dipende da te. Prima, seconda attenzione. Posso adesso, sì, buona notizia. Però tutto questo che noi possiamo leggere, giustamente, no, negli ultimi 50 anni, le va da una parte le varie tradizioni, dall'altra la fisica quantistica, ci dicono, ci ripetono incessantemente. E noi siamo pronti a svegliarci. Ma se è vero che le energie del vuoto divengono manifeste quando tutte le altre energie di un sistema svaniscono, perché mai dobbiamo stare lì a cercare di non seguire i nostri pensieri? Sono le energie del vuoto. Scompare i tuoi pensieri, ma lasci dove sono. Perché mai dovremmo separare tra i giudizi piuttosto che la paura, piuttosto che la passione? Scompari e accogli le energie del vuoto che si manifestano. E in questo vuoto, da qualche parte è scritto, nel vuoto, spazio, nel punto zero, c'è tutta l'energia dell'universo. Ma noi ne possiamo fare esperienza. Quanto più c'è questo svanire, e non è un fare qualcosa, voi direte, ma anche questa è una tecnica. Tecnica non tecnica. È chiaro che la meditazione è oltre la meditazione. Le pratiche di meditazione sono la zattera famosa, ma il traghettare è lo stato. E lo stato non ha linearità.
non lo raggiungi attraverso una tecnica. Prima, seconda attenzione, vi dicevo. No, questa è un'altra cosa importante, però, per la vita quotidiana, questa storia qui del vuoto e del pieno, perché siamo sempre nel pieno? Mettiamo l'accento, diciamo così, noi che facciamo questo famoso lavoro interiore, si mette l'accento sull'esperienza, legittimissimo, perché siamo stati così tanto nella mente che quando c'è uno sprazzo di esperienza ci sembra, no, ma la mente, il cuore, quello che conta è il cuore, quello che conta è sentire. No, quello che conta è sentire, agire e pensare insieme. La mappa non è il territorio, no. Prima sei confuso e credi che la mappa sia il territorio. Poi ti risvegli e ti accorgi che la mappa non è il territorio, come dice lo Zen, no? E poi ti accorgi che la mappa è il territorio. Cioè, se io in questo momento stessi pensando che invece di essere in un convegno a condividere le mie esperienze, fossi in un'aula di tribunale e voi siete i giudici che mi state giudicando, permetti che quello che io dico sarebbe diverso. Quindi se la mia mappa fosse una mappa che non coincide col territorio, e questo è uno dei problemi principali della nostra vita. Quindi la mappa è il territorio. Esperienza ed ermeneutica sono sempre insieme. Quindi se io voglio cogliere il vuoto, non basta che mi dedico al versante sinistro, stato di coscienza. Certo, se io vivo uno stato di coscienza unitivo, vivrò un'esperienza unitiva. E chi? Huixin? Chi organizza l'esperienza unitiva che ho avuto? O la bambina ferita o che figo che sono, che ho raggiunto un'esperienza unitiva, piuttosto che. Quindi se io non sto attento anche allo stadio di pensiero che organizza, quindi esperienza ed ermeneutica, sono uno. Se vogliamo dire come padroneggiare il vuoto, detto in una parola, questo gioco tra zero, prima e seconda attenzione, ma soprattutto accorgerci che ci sono stadi di coscienza, che è come prendere l'ascensore, e poi ci sono gli stadi di pensiero. Molto spesso noi viviamo esperienze trasformative, ma poi torniamo giù e la riorganizza la mente razionale, la elabora la mente razionale. Esiste un pensiero sovrarazionale, io la chiamo transcognizione. Non solo vivo l'esperienza, ma mi devo anche concentrare su come la mia mente, che non è male, organizza l'esperienza. Non sono io a pensare, cioè io adesso sto pensando. Prova ad accorgerti che non sei solo tu a pensare, ma che c'è un pensiero. Così come è vero che la coscienza ti osserva, la coscienza anche ti pensa. Cioè è il sé che ci pensa, se noi togliamo di mezzo tutti i personaggi dentro nel palcoscenico. E il sé ci pensa come? Non puoi dirlo, ma prova a fare esperienza. Io, te, il campo, lo stato di coscienza. Io posso espandere il mio stato di coscienza fino a cogliere te, me, il campo che c'è intorno. E non è che devo stare nel vuoto per forza. In questa condizione il sé incomincia a pensarmi. Si chiama insight, si chiama intuizione. Fenomenologia del sé, ci sarà un flusso di pensieri che vengono dal sé, ben vengano, perché sono i pensieri del vuoto, del sé, e è la vera conoscenza che tutte le tradizioni ci ricordano. La vera conoscenza non è quella cognitiva, ma è l'insight. Insight, vedo da dentro, e questo vedo da dentro non sei tu, ma è il sé barra coscienza che ti pensa. Il pensiero integrale è un grande alleato per comprendere e vivere questa realtà, verità di vuoto e pieno in ogni istante ed ora.